Bentrovati, cari amici, ho il piacere quest'oggi di avere con me e avere l'onore appunto di fare questa video intervista un grandissimo cantautore, chitarrista e anche fumettista italiano, nonché frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffo, l'ho detto El Tofo. Ciao Davide! Ciao, non so se si vede dalla maschera, che forse, però sto sorridendo dalla presentazione che mi hai fatto. Troppo Sì, mi contento. fa piacere. Ricordiamo la formazione attuale dei Tre Ragazzi Morti, ovvero Davide, frontman, voce e chitarra, poi c'è Enrico Molteni al basso e Luca Masseroni alla voce, con i turnisti come ovviamente Andrea Maglia alla chitarra, che è Sì, che è anche sempre... un po' più di un turnista, eh. Sì, un Sono po' già più di un tanti anni. turnista. Sì. Sono già tantissimi anni. È un ragazzo morto, anche se sul palco sta senza maschera, perché ha una sua identità. Però, Perché insomma, poi, nelle tra canzoni. l'altro, la cosa bella che vogliamo ricordare è che tu, oltre a essere, sei un artista a tutto tondo, ormai lo sappiamo, sei un grandissimo fumettista. La maschera che porti, ovvero il teschio, è stata disegnata da te e ormai è un marchio che contraddistingue in tutta Italia e anche al di fuori, all'estero, i Tre Allegri Ragazzi Morti. È così. L'ho un po' rubata, l'ho un po' rubata alla Calavera Messicana, però l'ho disegnata. Questa in particolare l'ho disegnata io, sì. Esatto, ed è una bellissima cosa. Noi ci troviamo quest'oggi qui per commentare, appunto parlare di questa bellissima idea e iniziativa, ovvero A Casa Tua, che è un docu live che è in streaming, dove praticamente è una registrazione dei concerti estivi fatti nel 2020 dalla tua band, appunto. Tra l'altro, anche nel vostro territorio, ovvero in Friuli Venezia Giulia, perché ricordiamo che voi siete di Pordenone, e quindi c'è la possibilità, per chi ancora non l'avesse fatto, di acquistare questo biglietto online tramite Bandcamp, dove pagando 15 euro date la possibilità a altri 26 locali di poterla aiutare e sostenere questa bellissima iniziativa che, come ricordiamo, è mercoledì 21 aprile alle 21. E si tratta di appunto, di uno spettacolo di 1 ora e 10 minuti. Ci vuoi parlare, Davide, come nasce appunto questa idea e questa iniziativa, la cui tra l'altro la regia è curata da te? Sì, l'idea era quella che, tornato da Sanremo, perché io sono stato a Sanremo con gli Extraliscio quest'anno, è stata un'esperienza particolarissima. Tornato da Sanremo volevo, rimettere un po' il punto su quello che è l'ambiente musicale nel quale io vivo e del quale mi sono nutrito in questi anni, che è l'ambiente dei live club. E quindi abbiamo immaginato di fare questa iniziativa, cioè di produrre un live, costruito su 5 concerti che abbiamo fatto lo scorso anno, la scorsa estate, principalmente in Friuli e uno, nella provincia di Reggio Emilia, Scandiano. Su questa base, abbiamo ricostruito un live e abbiamo raccontato anche un po' il nostro ritorno in Friuli, perché, con questa pandemia, siamo pure ritornati in Friuli, cosa che non facevamo da tempo. È venuto fuori un ritratto dei ragazzi morti molto puro, molto bello, e come ti dicevo, per noi era importante ribadire, l'importanza dei live club. Per questo motivo abbiamo deciso di devolvere metà dell'incasso ai tanti live club che ci sostengono e che sono stati il nostro luogo di lavoro per così tanti anni. Difatti, ricordiamo questi 26 locali che sono un po' sparsi in tutta Italia, appunto anche un locale di Pordenone, a Milano, a Torino, pure in Campania, a Napoli, perché comunque possiamo dire che i Tre Allegri Ragazzi Morti e Davide Toffolo si sono sempre trovate in queste bellissime realtà
e poi comunque siete sempre stati presenti, che poi nel tempo si sarà instaurata sicuramente anche un'amicizia con loro. E come tu ben sai, qualcuno per poter andare avanti e poter quindi sopravvivere ha anche modificato un po' le realtà di questi locali, cambiando anche la destinazione uso o buttandosi a fare altro. Cosa ne pensi tu in tal È senso? vero, è vero, è successo ad alcuni, è successo, ma il mio auspicio è che presto si tornerà a suonare e che rimanga ancora forte questa peculiarità italiana, perché l'Italia è fatta di province, di tante province, e i live club raccontano un'Italia, dislocata, una quotidianità. Allora si è parlato molto dei teatri, si parla molto dei grandi eventi, però si parla poco dei live club, che sono i luoghi nei quali invece la musica cresce, vive, nella quale tanti gruppi hanno fatto la loro gavetta e vivono la loro vita quotidiana di musica. Per quanto riguarda la cosa che dicevi dei locali che cercano di reinventare modalità nuove, sì, io ne conosco molti, da Pordenone fino alla... Mi dispiace che non ci sia neanche un locale in Sicilia che ha aderito a questa cosa, ma è un problema più nostro che dei locali siciliani, nel senso forse non siamo riusciti a stimolare tutti rispetto a questa cosa, però insomma l'idea è quella di essere vicini a tutti i club comunque, ecco. No, per quanto riguarda il cambiamento di modalità d'uso, ognuno ha cercato di trovare una sua forma, ma come ti dicevo, io auspico che presto si ritornerà a suonare e quindi che questo circuito rimanga vivo. A Davide Toffolo, personalmente, quanto manca questa bellissima realtà dei palchi riservati, dei teatri, appunto di questi bei locali che hanno sempre accolto benissimo i Tre Allegri Ragazzi Morti, e in particolar modo Davide Toffolo? Beh, mi manca tantissimo perché è la mia vita. Adesso viviamo una vita particolare che c'è, ma manca la parte quella divertente. E a me quella divertente mi è sempre piaciuta molto, quindi auspico che torneremo presto. Che torneremo presto. Mi manca tantissimo, tanto che sono andato perfino a Sanremo, che era l'unico palco aperto che c'era. Ci ho provato in tutti i modi a stare su un palco, ecco. E infatti, a tal proposito, com'è stata questa esperienza personale di Davide Toffolo a Sanremo con gli Extraliscio? Perché dobbiamo considerare che, tra l'altro, tu hai dichiarato che questo brano è pieno di suggestioni visive e musicali e sembra scritto con il vocabolario dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Difatti, il 6 marzo 2021 è stato pubblicato in allegato al mensile Linus. La canzone è disegnata un fumetto che racconta attraverso 16 tavole il brano presentato al Festival di Sanremo, ovvero Bianca Luce Nera. È proprio come dici tu, queste sono delle dichiarazioni che ho fatto e che sottoscrivo anche. La canzone, quando mi è stato proposto di andare a Sanremo con gli Extraliscio, dalla loro manager che è Elisabetta Sgarbi, che è anche il mio editore di fumetti, io le ho detto: sì, se la canzone è bella, ci vengo volentieri a Sanremo. Poi mi ha fatto sentire la canzone che effettivamente era bella, quindi ho detto di sì. È stata la Anche sorpresa. perché Prego. era uno strano connubio, si passava dall'indie rock i Tre Allegri Ragazzi Morti e quindi Davide Toffolo alla musica popolare o comunque re del liscio dei vari ragazzi degli extra liscio. Eh sì, certo, un crossover particolarissimo. Difatti, l'eccitazione che ho avuto quando ho sentito il brano è che aveva qualche cosa che ricorda nel ritmo la cumbia, che è una musica che ho nel cuore, una musica sudamericana che ho nel cuore, e poi anche qualche cosa di musica popolare italiana, appunto, del liscio. Però extra liscio sono fatti sia di liscio che di extra, quindi è una specie di... come si può dire, spinta verso il futuro di una musica popolare che è interessantissimo, possa essere ripresa e rimessa in gioco.
Questo mi Anche, intrigava per, anche molto. perché comunque secondo me è stato bello ascoltare la particolarità pure del clarinetto di Moreno il Biondo, Certo che oppure sì. dei vari strumenti etnici e particolari di Mirko, che comunque si sposavano benissimo con la tua chitarra. Grazie mille. Sì, anche per me è stata un'esperienza veramente eccezionale. Quest'anno i Tre Allegri Ramazzi Morti compiono 27 anni di carriera. Cosa vi tiene uniti oltre alla musica in questo progetto dopo tutti questi anni? Beh, ci tiene uniti il fatto che ci vogliamo bene, non so come dire, abbiamo una dimensione sentimentale che ci tiene uniti e anche esistenziale. Noi abbiamo cominciato a suonare perché eravamo un po' insofferenti alla vita che avevamo precedente e volevamo una vita diversa. Questo laboratorio che si chiama Tre Allegri Ragazzi Morti, questo gruppo di rock ci ha dato questa possibilità, perciò è sicuramente la cosa più bella che facciamo assieme ed è anche più forte di tutti noi, è più forte di Davide, è più forte di Luca, è più forte di Enrico, perché i gruppi sono una specie di super identità e quindi diventano più forti della somma delle singole persone. Quindi per me i Ragazzi Morti sono la cosa più bella che ho. E da allora cos'è cambiato nel vostro stile musicale? Se è cambiato qualcosa? Ne abbiamo fatte di tutti i colori, sono passati tanti anni, anche se ripeto, cioè, a dirlo a parole sono veramente tanti, ma se devo immaginarla, mi sembra che sia sempre la prima volta che facciamo qualcosa, quindi è rimasta una specie di purezza che si vedrà anche nel film che abbiamo fatto, si legge questa purezza. Cos'è cambiato? Beh, sono cambiate tante cose e noi abbiamo anche avuto la fortuna di incontrare tanta musica diversa. Abbiamo fatto un disco reggae, abbiamo fatto un disco con un'orchestra di swing. Io ho avuto la possibilità di partecipare vocalmente con tante realtà. Quindi per noi il viaggio musicale è sempre stato un viaggio creativo e di incontro. Penso che sia una fortuna. La fortuna più bella della musica, quella che puoi incontrare, che ti dà la possibilità di incontrare le persone attraverso la musica, anche le culture di altre persone. Bene, Davide, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per aver condiviso questo tempo con noi. Diamo l'appuntamento a tutte le persone, per chi ancora non l'avessero fatto, di poter andare appunto a pagare e a scaricare la possibilità di vedere questo bellissimo lavoro che, come ripeto, andrà in onda e rimarrà per le 24 ore successive. Mercoledì 21 aprile alle 21. Grazie Davide, Grazie a buona voi, ti giornata. A presto, abbraccio forte e un bacio forte alla Sicilia, che è sempre nel mio cuore. ciao.